Buongiorno ragazzi. Allora, vi ho preparato delle slide per ehm, riassumere a livello grammaticale i contenuti che andremo ad affrontare. Cosa affronteremo oggi? Affronteremo i pronomi personali all'accusativo. Due domande: cos'è l'accusativo? Cosa sono i pronomi personali? Allora, l'accusativo, facciamo un piccolo brainstorming. È il caso del complemento oggetto: risponde alla domanda chi che cosa. Cosa sono i pronomi personali? I pronomi personali sono quelle particelle che vanno al posto del nome e che per il momento conosciamo solo al nominativo e sono quelli che mettiamo davanti alla coniugazione dei verbi, quindi ich, du, er, sie, eccetera, eccetera. Ok, ci ricordiamo tutto. Cosa sappiamo dell'accusativo? Per il momento all'accusativo abbiamo imparato a declinare gli, gli articoli determinativi, gli articoli indeterminativi e gli articoli negativi. Oggi andremo a vedere che cosa, come si cambiano, come cambiano, come diventano i pronomi personali all'accusativo. Ecco qui nella prima colonna vi ho indicato sempre il nominativo, perché dobbiamo sempre avere in mente qual è il nostro punto di partenza. E nella seconda, evidenziata in arancione, vi ho messo i pronomi personali all'accusativo. Per cui abbiamo ich che diventa mich, du che diventa dich, er che diventa in. Si rimane SI, es rimane es, wir diventa uns, ir diventa euch. Si plurale rimane si e il si della forma di cortesia rimane si con la lettera maiuscola. Come potrete vedere, in un certo senso si può dire che gli um, articoli determinativi vengono ripresi anche nella declinazione dei pronomi. In che senso? Torno alla slide precedente. Allora, abbiamo R er, che era il nostro der che diventa den, quindi in Z che era il nostro D dell'articolo che rimaneva poi D, e S articolo das che rimaneva das. Per cui vi ho fatto qui una tabellina riassuntiva, vediamo che subiscono la stessa declinazione, cioè quella parte quella, quel genere cioè il maschile che veniva declinato e che cambiava dal nominativo all'accusativo rimane cambiato anche nei pronomi quindi il femminile e il neutro non subiscono cambiamenti rispetto al nominativo così come ne, non ne subivano neanche i loro articoli quindi il di e il das rimanevano uguali certo vi ho detto più volte di memorizzare di capire se nella frase quel dì e quel das fossero soggetto o complemento oggetto ma la declinazione di per sé non cambia i pronomi, come ehm, ben sapete, vengono messi al posto del nome. Quindi in italiano io posso dire: Io vedo Paul. Già io è un pronome, ma ho giocato sul Paul. Insomma, io vedo lui. Quindi Paul può essere sostituito con lui. Questo lui, io vedo chi che cosa. Un chi in questo, in questo caso, in questo esempio. Per cui questo lui è il nostro pronome all'accusativo. Quindi, nelle frasi vi ho messo zum Beispiel ich sehe Paul e questo se ho il nome. Se io vado a sostituire Paul con un pronome all'accusativo, in questo caso accusativo maschile, diventa ich sehe ihn. Attenzione, non confondiamo i pronomi personali con i pronomi riflessivi perché la tabella inizia più o meno allo stesso modo quindi con mich e dich ma attenzione che ci sono che sono delle cose diverse che hanno degli usi diversi e che poi la tabella continua in modi diversi quindi quelli che vi ho fatto vedere fino adesso sono i pronomi personali torno indietro per farveli vedere eccoli qua questi sono i pronomi personali quindi Dich in, si es uns, och, si, e sono nove diversi. Sono invece i um, pronomi riflessivi, che sono quelli che abbiamo visto qualche settimana fa. Um, con la coniugazione appunto dei verbi riflessivi, vi ricordate, abbiamo visto il verbo sich waschen, poi vi ho messo un altro esempio: sich relaxen, ich wasche mich, du wäscht dich, er wäscht sich, poi c'era wir waschen uns, ihr wascht euch, sie, sie waschen sich. Quindi, di seguito ve l'ho messa di nuovo la tabella con i riflessivi, questa volta vedete che sono scritti in azzurro e non più in arancione perché sono i riflessivi, sono delle cose diverse, perché? Perché che sia lui, che sia lei o che sia il neutro ad compiere l'azione è sempre sì, perché riflettono l'azione su una terza persona singolare per cui nel caso dei riflessivi noi abbiamo sei pronomi cioè mich, dich, sich che vale per maschile, femminile, neutro uns, euch e sich del plurale o della forma di cortesia quindi in totale sono solo sei qua ve li ho comunque distribuiti su nove ma vedete che ci sono eh, i sich della terza singolare e i sich della terza plurale insieme ok? Quindi, non eh, iniziate a confondere il pronome riflessivo, che è quello che si associa al verbo, con gli, i pronomi personali che invece vanno al posto del nome. Quindi, nella frase. Ad esempio, ich liebe dich, che abbiamo imparato a dire, che abbiamo imparato che vuol dire ti amo. Io amo chi, che, cosa, te. Questo te non è riflessivo, ok? Non può essere riflessivo, perché non rifletto l'azione su me stessa, perché sostanzialmente mh, il soggetto ich è diverso dal dich, no? Non può essere un riflessivo. È un pronome personale all'accusativo. Quindi io amo chi che cosa. Posso mettere Amo te, Geppetto, e questo Geppetto è il mio nome all'accusativo. Ok? Eh, non confondetevi con invece appunto i riflessivi, torno a ripetere, i riflessivi sono quei verbi che, eh, hanno, in cui il soggetto riflette l'azione su se stesso e quindi io mi lavo, io mi pettino, io mi vesto, tutti quei verbi lì che abbiamo imparato a ehm, coniugare e sono quelli appunto dove l'infinito presenta già il si. Ricordiamoci anche qui così. Facciamo un piccolo ripasso che non tutti i verbi che sono riflessivi in italiano risulteranno riflessivi anche in tedesco. Detto ciò, l'argomento lo considero concluso a livello teorico. Qualsiasi domanda segnatevela la prima volta che ci vedremo in classe, sarò ben contenta di rispondervi.